In questo video vi faccio vedere come sostituire un bidet. Come vedete, qui è caduto dentro qualcosa. Come vedete, ho coperto tutto nel modo se esce acqua o sporco, dopo non devo stare qua a pulire tutto. Adesso, prima cosa che devo fare è chiudere l'acqua del bidet, quello si può fare, sotto il bidet. Vedete qui ci sono le chiusure, bisogna togliere i cappucci e poi si chiudono queste vite qua e si chiude l'acqua. E qui dietro vedete l'altro, chiudo tutti e due. Apro l'acqua, è tutto fermo. Anche il rubinetto dopo dobbiamo mettere sul bidet nuovo e anche la piletta. Adesso posso staccare il sifone. Qui sotto metto uno straccio perché un po' di acqua esce sicuro. Ok. Adesso devo smontare i due flessibili del rubinetto. Io spero che si riesca a vedere, vedete questi tubicini qua, uno qua e uno dietro, sono fatti per accompagnare la chiave esagonale, praticamente la chiave si mette dentro in questo tubo e poi c'è la vite che bisogna smollare per togliere il bidet. Sono molto dure. Faccio anche l'altra. Se le viti sono molli, adesso posso tagliare il silicone tenendo un po' il bidet che non mi cade giù e tirarlo via. Come vedete, una vite non è ancora via del tutto. Adesso ho mollato ancora un po' e come vedete viene giù il bidet. E vi faccio vedere dove sono quei fissaggi. Vedete praticamente qui questi due tubicini e vedete i fissaggi dentro qui. Adesso posso smontare la piletta e il rubinetto. Per smontare la piletta tolgo il tappo e come vedete qui nei buchi del troppo pieno vado dentro con un cacciavite e molliamo la piletta. Pian piano. Come vedete, viene giù bene la piletta. Ed eccola qua. Per poter togliere il rubinetto serve una chiave speciale, un'alternativa. Vi faccio sotto il video dei link con una chiave che costa molto meno di questa. Ed è molto molto utile. Qui andiamo a prendere il dado e lo smontiamo. Ok. Qui mi danno fastidio i pezzi del saltello. Smonto anche questi.
Ok. Eccoci. Sono smontato tutto. Adesso apro la scatola del bidet nuovo e guardiamo se è uguale tutto. Come vedete qui i bidet sono simili ma non uguali. Io spero che i fissaggi qui mi vanno ancora bene. Adesso vedete qui i fissaggi del bidet nuovo, si assomiglia a tutto con il bidet vecchio, c'è anche la chiave che arriva insieme e i due cappucci che vanno messi alla fine. Prima dobbiamo preparare i fissaggi, mettiamo qua e dopo vediamo se si trova con le misure sulla parete. Quindi teniamo dentro il pezzo, poi davanti gli mettiamo l'altro pezzo e lo avvitiamo. Poi come vedete c'è qui una chiavetta apposta per tirare questo pezzo, nel modo che non può cadere e lo tiene fermo. Eccoci, i fissaggi sono pronti, controllo le misure e poi devo mettere la piletta e il rubinetto. Adesso qui ho messo la piletta, ho montato il rubinetto, qui vediamo i fissaggi. I fissaggi sulla parete sono giusti come prima, guardano in giù, i rubinetti rimangono così e il sifone lo metto alla fine. Adesso praticamente possiamo mettere su il bidet e tirarlo con la sua chiave. Come vedete ci vuole una chiave molto lunga, la mia è quasi più lunga di quella originale. Se avete una corta non arrivate neanche su a tirarla a vite. Lo metto su e tiro da una parte nel modo che non può più cadere. Funziona benissimo. Adesso lo tiro solo da una parte nel modo che non può cadermi giù, e quello potete farlo senza andare sotto a guardare. In estate la chiavetta dentro e tirate la vite. E come vedete tiene già. Adesso faccio anche l'altra parte. Prima che tiro le viti del tutto, mettiamo su un livello e guardiamo che sia giusto e poi alla fine tiriamo le viti. Qui sembra tutto perfetto, posso tirare le viti di sotto. Adesso vediamo qui sotto com'è. Vedete questi pezzi blu sono appunto le guide. Queste si potrebbero anche togliere, ma io consiglio di lasciarle su perché se dovete smontare dovete rimetterle e quello non è sempre facile. Adesso collego i due flessibili del rubinetto e poi alla fine ci manca il sifone. Ecco la vista di sotto, come vedete i flessibili non sono strozzati, le guide blu ho messo in mezzo così non danno fastidio ai flessibili. Adesso posso riaprire l'acqua solo per vedere se mi tengono le giunte e poi metto il sifone. Adesso il sifone che era qua prima provo a rimetterlo perché mi sembra che le misure sono sempre quelle. Prima metto dentro la guarnizione, metto un po' di grasso che mi scivola meglio dentro e dopo innesto già il sifone.
Ok, provo a innestarlo alla misura giusta e vedo che si trova tutto come prima. Posso già anche tirarlo qui davanti e dopo facciamo le prove. Mi sembra che si trova bel come prima. Tiro ancora tutte le giunte e apro l'acqua. Apro l'acqua e controlliamo tutte le giunte. Se tiene tutto, devo solo spingere la copertura dentro e siamo a posto. Faccio anche il controllo se mi tiene il tappo e come vedete funziona tutto perfettamente. Quello che manca è il silicone ancora, faccio uguale come il water. Eccolo qui, tutto finito, ho fatto anche silicone e il bidet è pronto. Se voi avete domande o dubbi su questo lavoro o attrezzatura, scrivetemi pure nei commenti. Sotto qui nella descrizione e anche nei commenti trovate dei link con prodotti uguali o simili e anche l'attrezzatura. Grazie mille per avermi seguito.